Ehi la ciurma, io sono Mazzio Tess e benvenuti in questo nuovo episodio di X-Tre Terran Conflict. Di nuovo c'è la musichetta epica. Niente, continueremo l'esplorazione, arriveremo ad Argon Prime e possibilmente faremo un fracco di soldi nel frattempo. Pronti? Partenza? Via! Ciurma, dovremmo esserci vicini perché siamo entrati prima in Tre Mondi e ora in Nube di Nord-Ovest, che sono entrambi dei settori Argon, come potete leggere dalla descrizione. Quindi non dovremmo essere molto lontani da Argon Prime, dovrebbe essere da queste parti, credo più verso est, cioè dovrebbe essere più verso est, perché non è sul confine ovest. Ma vedremo. Ciurma, ci siamo finalmente! Allora, da un nube di nord-ovest sono passato a nebulosa di Erron andando ad est e effettivamente qua, dopo aver esplorato, ho visto che il portale sud è effettivamente quello che porta a Terra Argon, che è la traduzione italiana per Argon Prime. Quindi stiamo arrivando a casa, ragazzi! Entering system Argon Prime. Eccoci, eccoci, eccoci. Managgia già le navi enormi che ci sono qua nei dintorni. Autopilot off. Che nave è questa? Argon supply mammoth. Mammoth. Con quella roba là di supply ne fai un fracco e mezzo. Guardate quanto è lenta rispetto a noi, però. Bellissima. Le torrette automatiche sopra. Un giorno ce ne avremo una così. Forse c'è anche spazio per dei caccia dentro. Guardate che c'è una specie di porto. Non lo so se si può. Questo è dei droni. Non lo so. Questa è una nave militare, forse. Argon equipment Ah, dock. questo è una specie di porto officina. Ops, effettivamente era un. Ok. Farei che andare in basso per ora, più che altro perché mi ricordo che a sud-est, se non ricordo male, di Argon Prime c'è un settore che, se non ricordo male, è nube di sud-est. Come c'è nube Incoming di nord-ovest e message. nube di sud-est, una cosa del genere. Dove c'è una buona. Un buon cantiere dove producono parecchie navi e può tornarci molto utile perché magari Entering troviamo dei system, prezzi più home convenienti of rispetto a quelli che light. non abbiamo su Omicron Lyrie. In questo settore deve essere successo qualcosa in un passato più o meno recente, perché ci sono Ship tutti i debris. detriti, detrito di una nave, detrito di una stazione. Come potete vedere sembra un settore un po' fantasma, non perché non sia popolato, perché come vedete il traffico è comunque abbastanza Ship debris. numeroso, però ci sono parecchi detriti in giro. Probabilmente questa è lore e io non conosco questa lore. Station debris. E tra l'altro il portale sud noto adesso che porta a nube di sud-est, che dovrebbe essere proprio il settore che stavo cercando. Vediamo, curiosità, quanto costa il tutto. Adesso siamo abbastanza amici con gli Argon, quindi ci vendono praticamente tutto, tranne alcune cose. Potremmo effettivamente potenziare un po' anche ancora i nostri rapporti. E il mammut era forse quello che The abbiamo incontrato Argon prima. Mammoth is a heavy Una miseria, questo transporter ship, trasporta. usually found in Argon Federation territory. It is so large that it cannot dock at any space station. Instead, it is loaded and unloaded by docking some distance from the station, its freight being ferried back and forth by fleets of smaller transporters. Cribbio, Cribbio è così grande che non può attraccare e usa una flotta di cargo più piccoli per spostare le merci. Oddio, però effettivamente 60.000 unità ti tiene un sacco. E poi questo è grandezza ST, classe di trasporto, vuol dire che ti porta anche una stazione spaziale. Assurdo. Ci arriveremo, ci arriveremo.
Mentre invece qua dei cargo sono gli stessi cargo che abbiamo visto nell'altra stazione, però come potete vedere qua ne producono parecchi, almeno qua in questo momento sono a 10 unità di tutti, quindi potremmo comprare un sacco di roba ad avere i soldi. A me tra l'altro piacerebbe poi upgradare When the l'altra nave, cambiarla monster magari, cambiare l'elite con qualcosa di diverso, tipo un Nova Vanguard, che a me non dispiace, che è un pochettino più forte, diciamo, di un'elite. Però per ora non abbiamo i soldi, un nuovo Vanguard costa davvero troppi soldi. Sì. Costa davvero troppi soldi per ora, per quello che abbiamo. Quindi mi sa che ci limiteremo a salutare e ripartire per il prossimo sistema da esplorare. Ciurma, mi spiace, ma non ho registrato una cosa interessante, cioè l'esplorazione di quello che è stato la tana. Come potete vedere, ho Incoming esplorato un po' message. di settore in zona la tana, è un settore stra incasinato perché è molto grande, molto nebuloso e per di più le stazioni spaziali sono sfalsate. Molto, come potete vedere. Quindi magari tu sei su questo piano di questa centrale solare e viaggi fino a qua e non vedi il portale perché è troppo in alto rispetto a te. E davvero è stato un gran macello. Ho utilizzato delle navi che vedevo spostarsi per avere un riferimento usando l'autopilota, ma l'autopilota continuava a schiantarcisi contro. È stato terribile. Ma perché non ho registrato tutto? Cioè, in realtà l'ho registrato, ma non l'ho commentato perché avevo lavoratori in casa che sono venuti adesso mentre stavo registrando per tacconare delle cose quando dovevano fare delle cose. Era una settimana che doveva venire, sono venuti proprio mentre stavo registrando. Quindi, ovviamente, con gente per casa non è che mi mettevo davanti al computer a parlare da solo, davanti a una telecamera. E quindi niente, questo è quello che è successo nel frattempo. Vediamo se riusciamo a fargli vendere anche questi ultimi minerali che ha. Andiamo Command là, non me accepted. li pagano molto, ma sempre più di 50. E vedremo poi se spostarlo in un altro settore. Abbiamo esplorato quindi un pochettino tutta questa zona qua. Adesso dove stiamo andando? Porca miseria. Allora, torna in questa Docking direzione. granted. Autopilot E activated. sarebbe interessante vedere a destra il memoriale di Antigone, credo che non ci sia nulla, quindi quello che è sotto frontiera di Menelaus dovremmo arrivarci da Latana. Qua come potete vedere tutta questa zona di Argon è praticamente esplorata, qua c'è qualcosa a destra, qua a Latana c'è qualcosa a destra, cioè a est, e c'è qualcosa sotto frontiera di Menelaus. Dovrebbe essere appunto un qualcosa tipo in verticale, lungo, boh, cioè devono essere dei sistemi là. Andremo magari a esplorare partendo da Latana, così vediamo, vi faccio vedere anche un po' che razza di sistema è quello. Ragazzi, guardate, cioè in questo settore non si vede un fico secco di niente. È davvero un casino da esplorare. Non sono per niente sicuro di averlo esplorato del tutto, anzi i portali li ho trovati anche per puro caso, diciamo. Quello nord sapevo che c'era perché avevo esplorato dall'altro lato, quindi sapevo che esistesse quello nord. Quello est e quello ovest puramente a caso, perché come potete vedere sono sfalsati enormemente rispetto al punto cardinale preciso e in più sono altezze davvero diverse, cioè l'ovest è bassissimo, il nord e il sud sono alti, l'est è a metà più o meno, è davvero un gran macello, un gran macello. Quindi ci ho messo una vita e non sono per niente sicuro di aver mappato tutto. Io ci ho provato, ma secondo me manca qualcosa. Secondo me manca qualcosa. Ho provato a seguire un pochettino le navi che si muovevano per vedere dove andavano. E niente, così sono riuscito a mappare queste stazioni spaziali, ma niente di eccezionale. Nel frattempo abbiamo fatto un pochettino di soldini, 331.000. Magari nel prossimo episodio riusciremo a comprare un terzo cargo per incrementare ancora di più i nostri introiti. Vedremo un po' come sfruttare, diciamo, questi soldi. Un'altra opzione potrebbe essere quella di mantenerli per arrivare a 500.000 e comprare il software di commercio MK3, che ci Entering permette poi di system. avere delle navi Atreus's completamente clones. automatizzate, nel senso che dopo un tot di esperienza
Una nave cargo può iniziare a commerciare per conto suo nel sistema solare, comprando e vendendo senza doverla più gestire da remoto, ma è comunque una spesa abbastanza ingente, 500.000, e in più va tenuta ad addestrarsi, diciamo tra virgolette, per un tot di tempo in un unico settore prima di fare il global trader, perché l'MK3 permette di farlo local trader dopo un tot che è stato local trader vuol dire solo all'interno di un determinato sistema, poi può diventare global trader, per cui può commerciare all'interno dell'universo liberamente. Il problema con il... Qua c'è una nebbia di nuovo infinita, è terribile. Vado a parcheggiare qua per essere Docking sicuro che non perdiamo il granted. salvataggio. Autopilot activated. Stavo dicendo che l'unica cosa è che quando è local trader ci sono alcuni sistemi in cui puoi guadagnare abbastanza bene, però a lungo Successfully andare è docked. ovvio che ti frutta di Queen meno Atreus che and the non Kingdom of uno che puoi Boron gestire bid you da a peaceful remoto welcome. completamente. It is Perché good in to see friends quello che aboard. gestisci tu da Connection to remoto non hai local il vincolo trading che debba network stare sempre all'interno del established. sistema, anzi, quando in un sistema esaurisci la necessità di quel bene, lo sposti in un altro sistema. Ad esempio, Attention, io sector adesso ho 25, utilizzato 1, Mokanex all'interno di un 9, sistema 2, will che take off into produceva missiles. minerali e ne Repeat, sector consumava, però 25, produceva più 1, minerali di quanti 9, ne 2, consumasse, will take quindi i off into minerali hanno ancora il missiles. prezzo al minimo, 50 crediti per unità. Ma il prezzo di vendita è precipitato, all'inizio è venduto a 140, adesso è tipo a 60, quindi tra un attimo non converrà più vendere su quel sistema, anzi forse anche adesso converrebbe di più comprare e spostarsi in un altro sistema a vendere a un prezzo più alto. Se invece fossi costretto Mokanix a farlo vendere sempre là, arriverei a un punto in cui il sistema è saturo di minerali e quindi non ha più senso venderne e quindi preferirei avere una base economica un pochettino più forte quando ho dei local trader ad esercitarsi, perché potrebbero addirittura creare una perdita di guadagni, perché loro sono obbligati a commerciare per fare esperienza e così facendo rischi che in alcuni casi vendano a un prezzo minore di quello che hanno comprato o che comunque perdano un sacco di tempo e che non ti generino profitto. Cosa che non avendo grandi profitti al momento ci è indispensabile avere un pochettino. Quindi direi che prima vorrei fare una mini flotta, diciamo, di cargo con un remote trade come abbiamo gestito fino ad adesso Pier Pippi e Mokanix, e poi dopo andare sul software di commercio MK3 e iniziare a creare una flotta che commerci autonomamente. Poi in seguito, quando saremo ancora più ricchi, potremo lanciarci anche sulle stazioni spaziali e produrre beni. Quello è ancora un po' al di fuori delle mie conoscenze perché non sono mai arrivato a tal punto, però a un certo punto arriveremo anche a quello. Allora, niente, noi ci eravamo però parcheggiati qua giusto per non morire. Ha una partenza incredibilmente veloce questa nave, è comoda ma può essere anche molto pericolosa. Tra l'altro qua siamo in un settore boron, ho notato adesso. Può essere anche molto pericolosa perché davvero, cioè, mentre fai manovra ti schianti in un niente. Perché è tempo che lei giri, cioè è già praticamente schiantata, ecco. E quindi bisogna fare molta attenzione con le manovre strette con questa nave, se è a massima velocità. Ed è per quello che mi esplodeva sempre con il pilota automatico in Latana, che tra l'altro, tra parentesi, sono contento invece di questa traduzione italiana perché l'inglese è the hole, cioè il buco, letteralmente, e credo che abbiano fatto sinceramente bene a non tradurlo letteralmente in questo caso, piuttosto che nel caso Kingdom End. E là appunto, quando gli dicevo pilota automatico, segui quell'altro, lui partiva a velocità 458 metri al secondo, senza calcolare che davanti aveva la nave che stava seguendo prima. Quindi, prima che riuscisse a girare, era già schiantata contro la nave davanti e esplodeva. In alcuni casi anche la nave davanti, ma di sicuro la nostra, perché ha uno scudo praticamente infimo e quindi era abbastanza insulso. Direi che continuo ad esplorare un pochettino il sistema, ma per questo episodio potrebbe essere tutto, anche perché nel frattempo è passato un sacco di tempo e ho davvero tantissime altre cose da fare.
Spero che sia venuto abbastanza lungo, spero che sia venuto abbastanza divertente. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Un bacione a tutti e ciao, alla prossima!